Buonasera a tutti ragazzi, oggi ho ricevuto questo maxi strobo della Pilot, funziona a 12 volts, sono delle lampade stroboscopiche. Nell'utilizzo, dopo una decina di minuti, si è sentito uno scoppio provenire all'interno della cassettina qui, e di conseguenza la mancata accensione degli strobo. Adesso andiamo ad aprire la cassettina e controllare all'interno che non ci siano componenti bruciati. Ho già rimosso il biadesivo posteriore, notiamo subito una vite. Andremo a rimuovere questa vite e vedremo all'interno. Eccoci, smontato la copertura. All'interno notiamo subito una resistenza, anzi due resistenze sulla parte posteriore. E sulla parte anteriore abbiamo un condensatore di potenza, trasformatore di corrente, LED di stato, un potenziometro che regola la velocità del lampeggio dallo strobo e varie componenti. Notiamo subito che c'è un condensatore, questo condensatore è praticamente scoppiato, ecco quindi la causa del problema e dello scoppio, del rumore che c'è stato. Quindi andremo a sostituirlo subito, il 100 microfarad 16 volts elettrolitico. Rieccoci ragazzi, il condensatore è stato sostituito con uno con pari valore. Lo vediamo che è più grosso perché è un'altra marca ed è magari più rinforzato. Questo è il condensatore praticamente distrutto. Adesso andremo a testare il circuitino. Settiamo il voltaggio a 12 volts, colleghiamo il negativo e il positivo. Ah, eccoci, si è acceso. È perfettamente funzionante. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.